Piazza Garibaldi ci saranno interventi di prevenzione, repressione, rigenerazione urbana, controlli, ognuno farà la sua parte, comune, municipalità, i cittadini che abbiamo incontrato e che li ringrazio. Scusate, ma è possibile avere un po' al mio cellulare? Cioè, voglio bene, se no fate domande impegnative. I cittadini che ringrazio perché stanno dando una grossa mano in contesti complicati, le forze dell'ordine, ci sarà una maggiore iniziativa di prevenzione e controllo del territorio con presidi fissi e mobili, controlli che saranno svolti sui locali commerciali, sulle attività economiche, insomma, operazione prioritaria nelle prossime settimane dopo tutto quello che già si fa in città e tutta l'area di Piazza Garibaldi, anche perché noi siamo alla portata di un risultato che la città non ha mai visto, cioè che entro fine anno noi avremo la liberazione di tutte le aree di cantiere di Piazza Garibaldi. Come sapete, già quasi terminate, un altro pezzettino manca e si chiuderà entro Natale. Piazza Principe Umberto l'abbiamo consegnata, quindi devo dire oggi non solo sulle nostre proposte ho trovato attenzione, ma ho trovato ulteriori iniziative che di loro competenza metteranno in campo le altre istituzioni. Quindi ci sarà un focus fondamentale da qui fino a Natale. Quindi con una serie di azioni immediate e altre a medio termine su quella zona che per noi è centrale della città. Così come dove dobbiamo coniugare integrazione di persone che vivono nel nostro territorio con condizioni di vivibilità umane e sanitarie accettabili, sì, integrazione, mai più baraccopoli nella nostra città. Sì, no, ma ha visto il video che è stato diffuso in queste ore dei militari Sì, l'abbiamo visto circondati? ieri. Che cosa ne pensa? Ah, beh, che devo pensare? Quello che hanno visto tutti non è che il sindaco ha una visione particolare. Quello che penso lo sto dicendo a voi adesso e l'ho detto sopra in comitato. Noi abbiamo un'attenzione particolare, noi come amministrazione comunale, su Piazza Garibaldi. Quando accadono quelle cose non c'è dubbio che è un tema di controllo, di prevenzione e di repressione, che è il tema delle forze dell'ordine inizialmente e poi della magistratura. Quello che ho potuto notare è che tutte le nostre proposte sono state accettate, alcune ovviamente non ve le dirò perché altrimenti l'effetto sorpresa verrà meno, ma ci sarà un'operazione da qui a dicembre che cambierà in modo significativo il volto di tutta Piazza Garibaldi e dell'area in particolare interessata. Mi riferisco via Firenze, via Bologna, via Torino, tutte quelle zone là, senza escludere chiaramente anche l'altra parte, lato terminus, dove però c'è stata un'iniziativa commerciale ed economica più forte negli ultimi tempi. Adesso ci vuole un'attività di controllo di presidi mobili, di presidi fissi, ripeto, di attività di controllo commerciale, economico, basta sfruttare persone in quelle zone. L'indicazione non bisogna prendersi con le vittime, con i carnefici. Ringraziare tutti i cittadini napoletani e anche stranieri che stanno dando una grande mano sui progetti di rigenerazione urbana, di riqualificazione e anche di individuazione di responsabili di reato. Sta venendo fuori davvero un progetto di sicurezza urbana partecipata che farà di quell'area un ulteriore piccolo laboratorio all'interno del laboratorio Napoli, quindi perciò siamo stati 3 ore a discutere, perché sono state prese decisioni, non si è solo discusso, sono state prese decisioni operative che saranno già in campo da questa settimana.